Oggi si inizia la stagione da bagnino. Mi sto mangiando gli avanzi della food challenge che ho fatto ieri. Eccoli qui. Siamo pronti. Mi era mancato un sacco lavorare come bagnino. Anche se alla fine quest'anno sembra passato velocissimo. Mi sembra ieri di aver fatto il video della mia ultima giornata di lavoro come bagnino. Mi era mancata l'aria di mare. E in sottofondo si può sentire anche una delle prime cicale della stagione. Stagione che sarà un po' diversa dalle altre. Infatti questo è bagnino ai tempi del Covid. Collega laggiù che si appresta a smontare. No, si inizia pure noi. Vediamo se mi ricordo come si fa. Quest'anno abbiamo un nuovo oggetto che sarebbe il torpedo. Lo usiamo da quest'anno per il fatto del Covid e il distanziamento sociale. Per me non è tanto nuovo perché ci ho sempre fatto le gare di salvamento. È molto utile. Ecco, una cosa che non mi era mancata erano la quantità assurda di moscerini che mi costringono ad andare a rifugiarmi in mare. Cosa importantissima, crema solare. Anche perché questa è la mia prima effettiva giornata di mare dell'anno. E iniziarla in torretta non è forse il miglior modo. Però non mi lamento. Si tira sulle bandierine e il turno ha ufficialmente inizio. Oggi è veramente una bella giornata. Quest'anno per essere giugno c'è già un sacco di gente, non pensavo. Però qui è veramente infattibile starci. Me ne vado giù. Cioè io impazzisco veramente ora. Un turbinio di insetti. Tra l'altro mi sono appena reso conto che oggi è il primo giorno d'estate. Oggi è il 21 giugno. Per essere estate fa piuttosto freddo in torretta. Sembra strano mettere una felpa il 21 giugno al mare. Facciamo una cosa da gangster. Molto rapper adesso. Bagnino trapper. Gang bitch. Un'altra cosa che devono fare i bagnini è spuntare una checklist di tutti gli oggetti che ci sono e che non ci sono eventualmente. Andiamo dai, vi porto a fare un giretto sul pattino. Ogni volta che esco col pattino tutte le persone mi guardano in modo incuriosito come se stessi andando a fare un salvataggio. Ma in realtà ci vado per due semplici motivi. Il primo per muovermi un po' perché stai seduto in torretta per 10 ore e non è molto interessante. E poi il secondo motivo perché in torretta fa freddo e quindi mi vado a riscaldare in mare. All'ora di pranzo si è alzato il vento e mi sono messo asciugamano, due magliette e la felpa e ho comunque freddo. Io così a fine giornata non ci arrivo. Pranzo. Abbiamo del riso con tonno e piselli. Buon appetito a tutti. Porca vacca che freddo. C'è veramente un sacco di vento. Ci si sta malissimo in torretta oggi. Allora, ho un appello. Per tutti coloro che hanno i cani e vengono in spiaggia, non fateli cacare vicino alla torretta. Perché sennò poi il bagnino pesta la merda coi piedi scalzi. Non è bello. Quindi, i cani, per cagare, o la raccogliete o andate in pineta. Porca vacca. Che schifo. Sicuramente non è in arrivo il miglior tempo. Speriamo che non venga a piovere. Sembrerebbe in arrivo una tempesta, però. Oh no. C'è veramente troppo vento. Si sta bene. È più una bella giornata. Che tempaccio! No, insomma è arrivata l'estate. Sta iniziando a piovere. Per ora non è fortissimo, però se aumenta mi sa che smonto tutto e vado a coprire un bagnetto vicino. La situazione non è migliorata.